Quanto è cambiata la mafia nel Partenicese dai tempi di Danilo Dolci ad oggi? E questa è una delle tematiche affrontate ieri pomeriggio nel corso della presentazione del libro dello storico Giuseppe Casarrubea dal titolo Piantare uomini, incentrato sulla figura di Danilo Dolci. Ad affrontare questo argomento è stato chi con la mafia ha a che fare ogni giorno, il sostituto procuratore di Palermo Francesco Del Bene. Cosa credi sia cambiato da quei tempi di Danilo Dolci ad oggi? Che cosa è cambiato? Probabilmente la mafia in questo momento, poi Partinico ha vissuto un periodo 2006-2008 di violenza assoluta, forse la differenza è stata quella, è questa o meglio, prima forse con Danilo Dolci il potere della mafia era così pervasivo che non aveva bisogno di manifestarsi. Culturalmente la popolazione era sottomessa, era, e quindi troppo radicata. Era radicata. Successivamente, probabilmente con mutamento delle condizioni sociali, economiche, la mafia ha dovuto far sentire la sua presenza. Ed ecco che c'è stata l'escalation di omicidi, dico di recente, ripeto il periodo 2005-2008 omicidiale, ma anche gli omicidi a metà degli anni 90, con i quali poi la famiglia Vitale si è imposta nel predominio rispetto alla famiglia tradizionale di Nenè Geraci, dei parenti di Nenè Geraci, Nino Geraci, nipote. Poi sa, la gente per bene si chiede anche in questi giorni perché ancora oggi succedono questi attentati all'assessore, insomma, agli Ulivi, segnali brutti o segnali, insomma, sui quali si può, insomma, parlare di ragazzate? No. A Partinico questo succede pressoché, non dico quotidianamente, ma quasi, con costanza. Non sono assolutamente ragazzate, sono segnali che l'organizzazione mafiosa lancia a chi non si sottomette, a chi ha delle prospettive di mutamento. Io credo che questo è un aspetto che noi non perderemo mai qua. È un problema di cultura mafiosa, di mentalità troppo radicata da quei tempi di Danilo Dolci? Assolutamente sì. Lo ripeto sempre in tutti gli incontri dove vado, la mafia si combatte e si vince culturalmente, non con la repressione. Del pensiero e dell'azione di Danilo Dolci, poeta, educatore e attivista non violento, ha parlato lo storico Giuseppe Casarrubea, intervenuto presso la libreria Leggere e in occasione della presentazione del suo libro Piantare uomini. L'opera dello studioso partenicese segue il percorso biografico di Dolci dall'infanzia al confine tra Italia e Slovenia, alla difficile educazione etica e politica durante il regime fascista, fino agli anni siciliani in cui si consolidano le forme di lotta non violenta e l'impegno in campo civile ed educativo. Parla, diciamo, della storia di un intellettuale, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano. Il territorio è quello europeo e la dimensione del pensiero e delle realtà di cui il libro si occupa sono riferiti a un ambito che non è localistico ma è, diciamo, molto aperto alle grandi questioni che abbiamo oggi nel mondo, la sopravvivenza del pianeta, i disastri ambientali, la nascita di una nuova condizione di convivenza umana. E diceva Del Bene, parla anche di una mafia che probabilmente nel territorio non si è mai persa, non si è mai dissolta. Sì, c'è una continuità notevole del fenomeno mafioso nel nostro territorio che va da Franchi Coppola ai nostri giorni. È una continuità che perdura, persiste in modo tragico, con le conseguenze a cui possiamo, diciamo, riflettere giorno dopo giorno per i fatti che accadono.